Passiamo con Daniele Caprara che è della Camera Penale di La Spezia, è il presidente ed è stato uno dei, diciamo, di coloro che sono intervenuti all'ultimo congresso dell'Unione delle Camere Penali, esprimendo delle idee, diciamo, se non critiche, perlomeno non perfettamente in linea con quelle che invece sono state espresse dagli altri interventori. Ce le vuoi riassumere, Daniele? Ma detto in termini estremamente sintetici, tanto io non sono un critico né un antagonista per partito preso, ma credo che sia opportuno in un contesto quale quello nel quale viviamo, parlare chiaramente e dire le cose come stanno. Quindi il mio intervento era animato da due considerazioni. La prima, la verifica dello stato di salute dell'Unione delle Camere Penali che attraverso una serie di manifestazioni, ultima delle quali la raccolta di firme, ha manifestato il suo ottimo stato di salute, e dall'altro la presa d'atto di una contingenza politica nella quale forse l'Unione delle Camere Penali non ha saputo perfettamente collocarsi e perfettamente calarsi. Questo è diciamo il tema principale che ho sottoposto all'attenzione dell'uditorio. In questo contesto si staglia la figura del difensore come di un soggetto che da un certo momento in poi ha iniziato dapprima ad essere impoverito economicamente, poi ha visto i suoi assistiti, ha visto una progressiva e inarrestabile erosione dei diritti dei suoi assistiti, adesso sta assistendo alla privazione in nome di una sorta di efficientismo dei mezzi per l'esercizio della professione, per i mezzi dell'esercizio per l'attività difensiva. E credo che le recenti novità legislative siano un evidente sintomo di questo malessere. E allora il mio grido d'allarme è questo. Non possiamo permetterci il lusso di fare il muro contro muro o comunque di assumere posizioni aventiniane in un contesto quale questo nel quale stiamo vivendo perché il rischio dietro l'angolo è che l'avvocato possa essere ridotto ad un semplice simulacro. Questo è quello che io penso. Poi, in termini estremamente sintetici. Senti, rimaniamo sul tema separazione delle carriere. E, obiettivamente il fatto di essere riusciti a portare a termine la raccolta delle firme, di averle presentate, è una iniziativa politica positiva che è stata posta in essere. Io personalmente sono, diciamo, no, non condivido idee di quelli che dicono che era un tema in una qualche misura lasciato andare in passato. Non l'ho fatto e non lo farò, ma vorrei ricordare che nel 2011 fummo noi penalisti a convincere il governo a presentare una proposta di separazione delle carriere che poi cadde come cadde quel governo e perché cadde quel governo, così come noi penalisti raccogliemmo assieme ai radicali 400 e dispari mila firme valide e oltre 500.000 di cui invece una parte non erano valide per il referendum sulla medesima separazione delle carriere. Ma tolto questo, il problema è, perché lo abbiamo già sperimentato in passato, riuscire a portare una proposta in Parlamento che cosa significa? Cioè un punto di partenza, ma poi deve essere valutato qualche altra cosa. Qual è il contesto politico in cui cade questa nostra iniziativa a fine legislatura e all'inizio della prossima? Ma ci sono una serie di considerazioni che derivano dalla tua domanda. Il primo, il contesto politico è, diciamo, tra i più peculiari degli ultimi tempi. Sto apprendendo in questo momento dei risultati delle elezioni siciliane che potrebbero essere in qualche modo paradigmatiche dello stato, politico nazionale. Vedo che da un lato il centrodestra è lievemente avanti rispetto al centrosinistra, quindi si
prospetta la vittoria del candidato di centrodestra, ma d'altra parte il Movimento 5 Stelle si conferma come primo partito nell'area. Questo è un dato che non può essere sottovalutato, proprio perché se questo è paradigmatico di quello che sarà il risultato delle prossime elezioni, il timore è che con la fine di questa legislatura troveremo probabilmente dei soggetti meno disponibili al dialogo di quelli che abbiamo avuto finora di fronte a noi. Tutto questo va calato in una situazione, una condotta, in una scelta di esercitare l'attività politica altrettanto peculiare, sempre troppo prona e ripiegata verso il soddisfacimento di desideri estemporanei dell'elettorato, piuttosto che ripiegata, e meglio, anzi, volta a svolgere quella che è l'attività propria della politica, ovvero sia formare le coscienze e aiutare le persone a comprendere quali siano le scelte corrette, indipendentemente dai risultati elettorali, e anche con la capacità di poter assumere iniziative che possono risultare impopolari e in prima battuta non comprese. Quindi questo è un dato ineludibile. Stiamo assistendo ad un progressivo sfaldamento dei diritti processuali e delle garanzie in ambito processuale penalistico. Questo lo dobbiamo proprio perché la politica ha fatto una scelta, e l'ha fatta da qualche tempo a questa parte. Se guardando indietro la nostra storia, ma guardando indietro la nostra storia immersa nel contenitore della politica nazionale, nel 2001 sembrava che l'Unione delle Camere Penali avesse raggiunto il proprio scopo sociale, se vogliamo, con l'approvazione del 111. Per un periodo di tempo l'Unione delle Camere Penali, grazie al prestigio conquistato con quel 111, ha potuto confermare la propria natura di soggetto politico. Oggi quella natura di soggetto politico credo che sia meno forte rispetto a quella che è stata fino a qualche anno fa. E siccome in politica vale, adesso uso termini gergali, chiedo scusa, vale la regola del pieno e del vuoto, ovviamente gli spazi vuoti, se non sono carichi di speranza, sono destinati ad essere riempiti da altri soggetti che in modo magari più spregiudicato affermeranno i loro principi, sicuramente non condivisi. Diciamoci una cosa, quindi calcolando quelli che sono i possibili scenari politici, è evidente che uno scenario politico in cui dovessero fare il governo i 5 Stelle, per parlare le cose, per indicare le cose con nome e cognome, non soltanto la battaglia sulla separazione delle carriere, ma direi molte altre battaglie di garanzia sarebbero fortemente a rischio. Però direi che questa è la risposta più semplice. Viceversa, anche nell'ipotesi invece di una, tra virgolette, vittoria di potenziali alleati di questa battaglia, per esempio il centrodestra, di cui molti esponenti hanno sottoscritto la proposta di separazione delle carriere, che probabilmente reinserirà la separazione delle carriere nel programma politico. Il problema è risolto o no? La storia ci dice che non è risolto manco per niente, nel senso che chi poi contribuì ad affossare questa battaglia, affossando il referendum del 2000, presentando la proposta di separazione delle carriere negli scampoli della legislatura, fu proprio il centrodestra, che non a caso poi nel 2005-2006, quando aveva di nuovo il pallino in mano della riforma dell'ordinamento giudiziario, escluse l'ipotesi di separazione delle carriere, che pure poteva essere perseguita. Quindi il punto in discussione è come muoversi in prospettiva rispetto a questa tematica, non soltanto combattendo gli avversari, ma in una qualche misura anche pungolando quelli che dovrebbero essere gli alleati. Le basi io credo che debbano essere, però poi correggimi se sbaglio, sei stato tu presidente dell'Unione, quindi hai sicuramente
molta, molta, molta più esperienza di me. Dobbiamo muoverci oggi. Siamo alla fine della legislatura e quindi questo è il momento nel quale coinvolgere le parti politiche e coinvolgerle seriamente attraverso un programma politico che comprenda non solo la separazione delle carriere, che è sicuramente il nostro fine ultimo, ma anche tanti altri presidi di garanzia che si sono sfaldati nel corso di questo tempo. Cioè, credo che le forze politiche che si presentano che si presenteranno alle prossime elezioni debbano aver ben presente che la questione giustizia è un punto focale e di fronte a questa questione la scelta più semplice che le forze politiche possono fare è quella di andare dietro gli istinti un po' manettari e forcaioli di una certa parte dell'elettorato. E la scelta più difficile è quella di maggior ponderazione che deve passare attraverso un'interlocuzione costruttiva che le Camere penali devono saper fare, coinvolgendo e facendo sottoscrivere fin d'ora dei programmi. Il fine ultimo è la separazione delle carriere. Oggi dobbiamo ricostruire ciò che è stato distrutto negli ultimi anni. Credo che questo sia soprattutto il tema. Ecco, non andrei oltre in questo momento. Poi vedi tu, dimmi tu. No, ti lancio un'ultima, se vuoi, provocazione. Lo schema di interlocuzione politico che, per esempio, abbiamo visto al congresso, con diciamo, i dibattiti che non si fanno con i politici che vengono e fanno la messa cantata iniziale. Ma si fanno anche di grande livello, di grande interesse con chi non detiene l'iniziativa politica, sono una strada tendenzialmente da proseguire, o forse c'è qualche cosa che non funziona? Beh, sicuramente c'è qualcosa che non funziona. Parlare sempre e comunque lasciare tracce del proprio passaggio, sempre. È inevitabile dire che è sempre bene approfondire e sviscerare i temi in ogni loro parte, perché credo che l'aspetto di carattere più accademico e di approfondimento sia fondamentale per sapere dove vogliamo andare. Però non possiamo nasconderci che l'assenza del ministro, ad esempio, nell'ultimo congresso è un dato sintomatico. L'assenza di alcuni politici, appunto, che avrebbero dovuto, essere i nostri interlocutori principali è un dato di fatto. Questo è quello che mi preoccupa e questo è quello che ho segnalato, che alla fine le nostre affermazioni di principio, non fatte, non approfondite con le persone che hanno le leve del comando in mano, perché abbiamo scelto di arroccarci su posizioni, ripeto, aventiniane, non serva a nulla, quindi non consenta di mantenere l'Unione delle Camere Penali al centro del panorama politico come soggetto politico importante. Questo è il dato importante. Io credo che si debba, proprio in occasione di queste elezioni, recuperare i rapporti con tutte le forze politiche e in particolare coltivare i rapporti con quelle che avranno maggior probabilità di successo per vincolarle rispetto al programma di governo. Dall'altro, un programma di più lungo periodo credo che sia necessario fare, che è già in corso da alcuni anni nelle scuole. L'Unione delle Camere Penali ha iniziato un programma di confronto con gli alunni della scuola superiore. Dobbiamo cercare di educare e costruire una nuova consapevolezza tra le persone e quindi questo è un programma di lungo periodo, credo, perché se la raccolta delle firme, anche da ultimo, è stata non semplice, lo dobbiamo al fatto che è difficile spiegare la separazione delle carriere alle persone e questo è una nostra mancanza. Dovremmo evidentemente fare in modo che la cultura delle prossime generazioni
abbia tra i dati fondamentali anche quelli che animano le nostre battaglie. Quindi credo che siano due i piani. Uno a breve termine, che è quello appunto il confronto con i politici e non accontentarci di parlare con chi che sia dei nostri temi. Il secondo, uno di più lungo periodo, con chi dovrà governare in futuro.